Allora, oggi voglio ringraziarvi. Video brevissimo. Grazie, grazie, grazie. Grazie per le manifestazioni di simpatia che ricevo. E per una volta non intendo online, comunque grazie anche per quello. Parlo offline. È passato il postino sotto casa mia per consegnare delle raccomandate e io scendo giù. Ma tu sei Frate Fra? Sei lo chef del canale? Io, sì, sono proprio io. Ah, guarda, io ti seguo tanto. Volevo salutarti. E siamo stati mezz'ora a parlare. Trovo che sia carino. Molto carino. Non mi ha disturbato per niente. Un ragazzo mi scrive un'email, mi dice: sai, io e la mia fidanzata ti seguiamo sempre, mi piacerebbe farle un regalo, non è che gli faresti un video con gli auguri? Naturalmente un secondo dopo sono andato su in casa e gliel'ho fatto, gliel'ho mandato. Mi sembra una cosa carina, tanto carina, mi piace. Un'amica parlo, siamo usciti a bere una birra. Sai, mi cita un'altra persona, dice: ma tu conosci Francesco? È carino. E a volte addirittura mi è capitato in questi ultimi mesi che qualcuno mi abbia fermato per strada, riconoscendo. Allora, lo so che sono cose che possono capitare, sembreranno anche banali. A Cracco succede molto più spesso. A me succede solo qualche volta, però trovo che sia bello. Le manifestazioni di simpatia che le persone ti danno sono sempre una bella cosa e io trovo che sia giusto ringraziare. Quindi ringrazio sicuramente chi ha avuto modo di relazionarsi con me per così un simpatico saluto, ma ringrazio anche tutti quelli che tra voi magari lo farebbero volentieri, però insomma siamo distanti ed è più difficile che succeda. Non c'ho altre parole. Grazie. Ciao.